diversi legami con la mia famiglia e altre cose. Poi io amo molto comunque il mio paese perché era, vi dico la verità, ho girato tanto e come l'Italia davvero, come il clima, come il cibo, come tante cose, ma anche gli italiani da un certo punto di vista sono speciali, però la nostra veramente, la nostra ossatura politica, quelli che ci governano, ma non dico adesso, non voglio entrare in disquisizioni di natura politica in generale, siamo proprio messi male, male, che sia sinistra, che sia destra, che sia centro. Non c'è spazio alla ricerca, la gente che studia tanti anni va veramente a fare il cassiere al supermercato, e si tira a campare, si vive acrobaticamente cercando di campare un po', di campare a belle meglio, però è frustrante, ti viene veramente voglia di dire ma sai che c'è, io vado a fare la velina e guadagno sicuramente molto di più. Bisogna essere. Con tutto il rispetto per chi fa la velina, cioè, per carità, però voglio dire, ti dico, chi me lo fa fare a studiare? Cioè è una cosa che fai per te stesso, per un fuoco sacro che hai dentro, per una missione che vuoi portare avanti, per una crociata che vuoi portare avanti, ma alla fine della fiera è una crociata che non ti riconosce nessuno da noi, nel nostro paese. Vedi degli emeriti, scusate il termine, coglioni, passarti avanti e te lì perché non è la raccomandazione giusta, perché non hai il codo giusto e via dicendo. Quindi credetemi che è infame la posizione. A parte questa piccola digressione tra internos così in famiglia, che è stata puntualmente registrata, quella, no vabbè, ma non è che. E siete tutti tranquilli, soddisfatti, a posto, volete sapere qualcos'altro? Ma guarda, il buco nello zono è un'altra di quelle cose che è un po' a confine tra la leggenda metropolitana, no, nel senso che noi, più che il buco dello zono è il buco del campo magnetico terrestre, io le direi. C'è uno squarcio gigantesco che copre praticamente quasi tutto l'oceano Atlantico meridionale, che si chiama, è in italiano, penso la sigla in inglese, comunque grande anomalia magnetica del Sud Atlantico, e quello è preoccupante, perché è il nostro campo magnetico che sta facendo un po' le bizze, però ci sta. Ci può anche stare il nostro campo magnetico, ma viene tenuto sotto controllo. Il buco dell'ozono segue molto l'attività solare, perché sapete che l'ozono si forma per il bombardamento degli ultravioletti solari nelle molecole dell'area della stratosfera. Noi siamo oltre i 10 km di quota. L'ossigeno, O2, la molecola di ossigeno, viene colpito dalla radiazione ultravioletta, si scinde in O e O, e gli O singoli vanno a ribeccare gli O2 e formano O3, che è l'ozono. Una volta che l'O3 si è formato, quindi per attività, cioè a causa della radiazione ultravioletta, assorbe ancora a sua volta la radiazione ultravioletta. Quindi questo è l'ozono. Sapete che l'ozono viene distrutto dai clorofluorocarburi, cioè elementi chimici a base di cloro e di fluoro, che vanno a rubarsi quegli O raminghi che vengono prodotti dalle radiazioni solari, quindi non vanno a combinarsi con gli O2 e l'ozono non si forma. Questo è. Periodicamente l'ozono oscilla di spessore proprio per fenomeni naturali e sembra che ultimamente sia un attimino più solido perché è stato ridotto molto il gas all'interno di queste bombolette, però questo è quello che a livello ufficiale, poi a livello ufficioso, quello che combinano. Nel libro che ho finito di scrivere proprio in questi giorni, che poi uscirà il prossimo anno, poi mi sono anche cimentata in tutti i pasticci probabili, presunti però, di natura climatica che forse sta anche combinando l'uomo, per dire l'ARP, tutte queste cose qui, le radiazioni elettromagnetiche, però questa è un'altra storia. Questo è il prossimo anno, così vi rivengo a trovare e vengo a farvi un giro qua sul. Sì, sì, ciclicamente il campo magnetico si inverte, l'ultima volta è accaduto 780.000 anni fa. Non sappiamo quando si inverte, con che frequenza, come e perché. Cioè non sappiamo niente su questo fenomeno, non sappiamo neanche come mai esiste, come si forma il campo magnetico. Ci sono dei modelli, no? La Dynamo auto eccitata, eccetera, eccetera, però d'altronde a 6 km di sottosuolo di profondità non ci siamo nel sottosuolo, quindi non possiamo sapere, ci sono dei modelli, ma ci sono pressioni e temperature talmente inaudite che
difficile andare a constatare di persona. Periodicamente si inverte, però non se si inverte, questo è stato un altro tormentone, si inverte il campo magnetico, va a zero il nostro ombrello elettronico e noi siamo, perché due cose ci protegge a noi, l'atmosfera terrestre e il campo magnetico. L'atmosfera per quello che riguarda gli ultravioletti, tutte le radiazioni, ma le bombardate che ci dà il sole, se non ci fosse il campo magnetico, ciao. L'atmosfera non potrebbe reggere a delle eruzioni di massa coronale e a dei flare solari. C'è il campo magnetico che le devia, no? Allora, non lo sappiamo. Periodicamente si inverte, però le stavo dicendo, non ci sono nella documentazione storica, quindi nelle rocce, nelle dorsali, comunque nelle rocce molto antiche, prove che il campo magnetico sia mai andato a zero. Cioè noi abbiamo prove che periodicamente si è invertito dall'orientazione dei minerali ferromagnetici nelle lave, però che sia andato a zero non abbiamo nessun tipo di prova. Quindi per quello che ne sappiamo, vuol dire che lei deve considerare la Terra come avvolta da un'aura elettrica, ok? Che ha uno squarcio in prossimità della parte sud dell'Oceano Atlantico. No, in questo momento no, e sta tendendo ad allargarsi. A livello pratico significa che se questo squarcio arriva a livello del suolo, tutto quello che passa lì sotto viene distrutto. Cioè viene distrutto la vita, subirebbe dei bombardamenti da parte di energie molto potenti, è come se lei irradiasse una radiografia di quella presente, le radiografie, ok? Quello che c'è sotto viene. Tant'è vero che. Sì, adesso in quella zona lì potrebbe essere stato anche. Magari era anche un pezzettino d'Africa rotto a cranchi. Tant'è vero che quando i satelliti passano in orbita attraverso questo squarcio vengono disattivati, vengono spenti. Poi vengono decisi dopo, perché sennò malfunzionano. Finora non è arrivato ancora a terra, è a qualche metro, a qualche chilometro di altezza, forse nell'alta atmosfera. Se dovesse arrivare a terra sarebbero guai grossi. Non sappiamo perché stia succedendo questa cosa qua. È una cosa che si è ritrovata adesso, perché sì, perché è una flottiglia. No, negli ultimi sonde Themis sono del 2005, quindi 6 anni fa è stata scoperta una flottiglia di sonde che studiano il campo magnetico terrestre. No. Assolutamente sì, però le ripeto, noi fino a 200 anni fa tutto quello che succedeva a livello magnetico non potevamo saperlo, anzi c'è ragionevole dubbio che le direi per un 90% da un punto di vista deduttivo di sì, perché il pianeta difficilmente esibisce o sta esibendo, proprio nel discorso della ciclicità, qualcosa che prima non ha mai fatto. I fenomeni della natura più o meno sono quelli. E quindi prima non avevamo modo di vederli, oggi sì. Allo stesso modo per cui prima morivano delle persone di certe malattie e pensavamo che erano cose magiche o chissà cosa, e adesso stiamo scoprendo che, tra l'altro, che molta gente è morta per virus tipo carbonchio, ebola. Ma anche gli aztechi, ricevo dire, no, non gli aztechi, un popolo sterminato proprio in Messico, che hanno fatto degli scavi, che si è attivato proprio un virus, che col seno di poi oggi, senza 2000 anni, hanno visto che forse era ebola, avete presente l'ebola, no? Però al tempo non potevano saperlo, e queste sono veramente delle forme di vita strane, perché il virus è, io non sono un biologo, quindi mi fermo qui, però è una forma di vita subdola, a cavallo tra la vita e la non vita. E che potrebbe davvero, ci sono delle teorie di astrobiologia, la panspermia, e questo va in un altro campo a me molto caro, e prima fondate da Fred Hoyle, il compianto astrofisico inglese, attualmente da Wickramasinghe, che è una, il suo come si dice, successore indiano, e che pensano appunto che le grosse pandemie tipo di influenza e altre cose siano cadute dal cielo proprio a bordo dei virus. I virus possono starsene immediatamente in una morte latente per millenni. I virus, i batteri, loro sono i veri giganti dell'evoluzione, i veri proprietari del nostro pianeta, perché ci sono dei batteri che resistono a condizioni di vuoto spinto, che resistono
e negli impianti nucleari che resistono appunto nello spazio e che mangiano acido solforico, stanno in fondo al mare a 100 gradi di temperatura, con pressione di decine, centinaia di atmosfere, e stanno sereni e tranquilli. Siamo noi la forma di vita fragile, siamo noi che siamo a rischio per quello che combiniamo, non loro. Siamo batteri estremofili, organismi estremofili, sono dei titani, e i virus fanno parte di questa categoria. Gli estremofili sono dei batteri, ma i virus, io credo nella mia ignoranza però totale da questo argomento, perché non è, però mi sembra di aver letto che ancora siamo molto in alto mare nella comprensione dei virus, tant'è vero che il virus non è curabile. L'HIV è un virus non è curabile, il raffreddore non si cura mica, si aspetta l'aspirina, il come si fluì Mucil, cioè, aiutano a alleviare i sintomi, ma non lo mandi via il virus. E ci sarebbe anche da domandarsi a dove caspita arrivano questi. Vabbè, questa è una cosa, il virus e la freddo, non vi ho detto delle cose strane adesso. Ma si potrebbe parlarne fino a domani, nel senso che alla fine ci sono tante cose che si intersecano, no? Parlando di una cosa, spontaneamente ne viene fuori anche un'altra. Signori cari, vi alzate o volete stare ancora qui? Ed è comodo di venire la poltroncina, sì? Va bene, io adesso faccio, adesso andando via, faccio un passo, poi a salutare, tra l'altro volevo ringraziare anche i ragazzi della libreria, se avete bisogno di qualcosa io sono lì altri 10 minuti, se no vi saluto davvero, vi ringrazio e vi auguro buona serata.